Il 1 dicembre del 1955 a Montgomery, in Alabama, la donna di colore Rosa Parks si rifiutò di alzarsi dal posto in autobus riservato ai bianchi e fu arrestata. Quell'episodio divenne simbolo della lotta contro il razzismo e cambiò la storia dei diritti civili, ispirando le storiche battaglie di Martin Luther King. A 60 anni da quell'evento, il paese continua a ricordarlo, promuovendo iniziative di sensibilizzazione in tutti i comuni capoluogo di provincia, fino al 6 dicembre con la campagna che titola Al posto giusto. A Napoli, in piazza Carlo III, questa mattina si sono ritrovate scuole, istituzioni, cittadini e rappresentanti delle comunità straniere per commemorare Rosa Parks e la sua battaglia contro le discriminazioni. Oggi abbiamo un presidente afroamericano. Io sono molto fiera del mio paese, ma riconosco anche che abbiamo tanto da fare ancora, perché non siamo tutti liberi. E la democrazia deve essere sempre basata su questa libertà, per noi tutti. Ognuno di noi deve essere la Rosa Parks nel suo luogo di lavoro, nel suo luogo di studio, per poter combattere in maniera pacifica per la libertà e la democrazia, che sono i valori in cui noi crediamo. Sul palco il racconto di quel gesto rivoluzionario è affidato alla compagnia teatrale A Sud Secondo Movimento e ad artisti immigrati che vivono a Napoli. C'è poi l'esibizione musicale dei giovani dell'educativa territoriale di San Pietro a Paterno con la Fondazione Raucci e la cooperativa Il Grillo Parlante. Napoli dimostra ancora una volta in questa piazza di essere la città dell'accoglienza, la città dei diritti contro le politiche del respingimento e dell'indifferenza che ancora predomina in troppe parti del mondo. Qui si vuole costruire una globalizzazione delle differenze, dell'umanesimo, della fratellanza e della solidarietà. Bellissimo vedere tante scuole, tanti immigrati, tanti abitanti della nostra città. La nostra battaglia per i diritti civili non è mai stata attuale come oggi. Noi siamo un po' tutti Rosa Parks oggi, perché con un gesto fermo, coraggioso e pacifico soprattutto riusciamo a portare avanti la lotta per i diritti civili. La lotta per i diritti civili che è per tutti, è per una società che noi dobbiamo riuscire a costruire insieme, condividendo anche tutte le risorse, i patrimoni e le ricchezze che questa nostra società multiculturale ha. Da piazza Carlo III è partito anche il corteo delle comunità di immigrati residenti a Napoli ed è uscito per l'occasione dai depositi ANM il restaurato filobus storico che attraverserà la città percorrendo alcuni luoghi simbolo dell'integrazione.